Aveva 27 anni all'inizio dell'impresa, quel 5 gennaio 1997, in cui la giovane Sandra Bianchi, con il supporto della famiglia, apriva i battenti dell'Angolo Dolce a Borgo Giannotti. La pasticceria lucchese, che oggi compie 25 anni, ha portato fin da subito una visione innovativa e contemporanea nel mondo della produzione dolciaria, introducendo nuove proposte con peculiarità singolari. E oggi il sindaco di Lucca, Mario Pardini, accompagnato dall'assessore al commercio, Paola Granucci, ha conferito a Sandra la pergamena di riconoscimento dell'amministrazione per il traguardo raggiunto. Comprensibilmente emozionata per l'attestato ricevuto, Sandra Bianchi non si è risparmiata di invitare soprattutto i giovani a far leva sulle proprie capacità e passioni, facendone lo strumento di sfida alla crisi. Sono 25 anni di sacrifici, di levatacce notturne, perché comunque in pasticceria ci si alza presto la notte, quindi si dorme poco, si lavora tutto il giorno, però le soddisfazioni poi ci sono, c'è un ritorno di grande soddisfazione. Quello che voglio come messaggio che posso dare ai giovani è di appassionarsi a tutto quello che fanno, di essere curiosi e di scegliere per il loro futuro qualcosa che veramente li appassiona e che amano, perché questo aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo e anche a sopportare i sacrifici e le rinunce che comunque un lavoro comporta.